Buongiorno a tutti, sono Laurent Franciosi, responsabile del supporto internazionale al business di Cassa Depositi e Prestiti. E con me oggi c'è Fedi Mechaiella, International Affairs Officer di CDP. Buongiorno. Abbiamo il piacere di darvi il benvenuto a questo webinar dedicato alle nuove opportunità in Algeria per le imprese italiane dell'agritech e delle energie rinnovabili. Oggi abbiamo un programma veramente fitto con tanti ospiti che si collegheranno con noi dall'Italia e dall'Algeria. Racconteremo i settori focus di questa giornata, l'agrobusiness, le energie rinnovabili, da punti di vista diversi, quello delle istituzioni, quello dei ministeri e delle agenzie locali e ovviamente quello delle imprese. Sfrutteremo anche quest'ora e mezzo di evento per dialogare direttamente con voi che ci state seguendo numerosi dal vivo. Infatti lanceremo diversi sondaggi, i cui risultati verranno rivelati e commentati dal vivo, e chiuderemo con una sessione di Q&A in cui gli esperti di CDP e Simest risponderanno alle vostre domande. Quindi non esitate a scriverci e rispondete ai sondaggi. E per cominciare vi chiediamo di dirci se siete già presenti nel mercato algerino e come. Nell'apposita sezione a destra dello schermo avrete a disposizione 5 opzioni di risposta. Bene, inizierei dunque con gli interventi di apertura in cui prenderanno la parola l'ambasciatore d'Italia in Algeria Giovanni Pugliese, il presidente di Simest e Chief International Affairs Officer di CDP Pasquale Salzano e il presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo Massimo Dal Checco. Adesso si collegherà quindi con noi da Algeri l'ambasciatore d'Italia in Algeria Giovanni Pugliese che vedremo comparire tra un attimo sul nostro LED wall, appunto in diretta da Algeri. Ambasciatore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Il È veramente un piacere averla qui con noi. Bene, piacere è mio, davvero. grazie ambasciatore per la sua presenza. Allora, a lei la parola per questa introduzione. Sì, grazie, grazie davvero Laurent. E devo dire che questa iniziativa è partita da lontano e quindi sono davvero felice di poter fare un breve intervento introduttivo. E ringraziare innanzitutto Cassa Depositi e Prestiti, ma anche gli altri partner che sono presenti oggi, Simest e Confindustria Assafrica, per il grandissimo impegno che avete messo insieme a noi, in parte, nell'organizzazione di questa iniziativa. Sarà un'iniziativa sicuramente preziosa, importante per tutte le imprese italiane che sono interessate a esplorare questo mercato algerino, in settori nuovi, innovativi, ma ad elevato potenziale, e che sono quindi interessate a conoscere meglio gli strumenti finanziari e sostegno dell'internazionalizzazione. Credo che proprio questo contributo di Cassa Depositi e Prestiti e di Simest per una migliore conoscenza degli strumenti finanziari sia il vero valore aggiunto di questa iniziativa. Come forse molti di voi già sanno, l'Algeria ha un sistema economico ancora fortemente basato sugli idrocarburi e sul settore pubblico. Si tratta tuttavia di un modello che chiaramente non è più sostenibile e cresce la consapevolezza anche della dirigenza algerina che non sia più sostenibile così com'è. C'è quindi una chiara esigenza di diversificazione e questa esigenza sta spingendo il governo algerino a investire in nuovi settori e in un miglioramento del clima d'affari che favorisca quindi l'emergere di un settore privato efficiente. La strada da fare è indubbiamente ancora lunga, ma un cambiamento in questo senso è inevitabile e richiederà necessariamente anche un importante apporto di partner e investitori stranieri. Vorrei sottolineare, abbiamo parlato di non sostenibilità, che la non sostenibilità è legata anche all'incremento fortissimo dei consumi interni in Algeria. Quando si parla di consumo di gas e elettricità si parla del 5% anno, a fronte di una crescita demografica molto sostenuta anch'essa di oltre 2% anno. Quindi la diversificazione e lo sviluppo delle rinnovabili e di altre forme di industria diventerà inevitabile da parte dell'Algeria. Quindi in questo quadro è molto importante che l'Italia e le imprese italiane siano pronte a posizionarsi sul mercato algerino anche nei settori nuovi ed emergenti, come l'agritech e le rinnovabili di cui parleremo oggi in particolare. L'Italia, una piccola premessa storica, ha accompagnato l'Algeria sin dall'indipendenza e i nostri interlocutori algerini non cessano mai di ricordarci, in ogni occasione, devo dire,
come siamo stati tra i pochi paesi a non averli mai abbandonati neanche durante il cosiddetto decennio nero, gli anni 90, in cui si è svolta una terribile guerra che possiamo definire civile qui in Algeria. Abbiamo quindi certamente un patrimonio di amicizia e di fiducia che non dobbiamo sperperare, ma investire invece nelle nuove opportunità del futuro. Io sono un appassionato di Formula 1 e quindi direi che in termini di Formula 1 l'Italia parte certamente in pole position, ma d'ora in poi per vincere sarà importante tenere un buon passo di gara. È per questi motivi che noi seguiamo con grande attenzione e vicinanza l'agenda di riforme avviate dal nuovo Presidente della Repubblica, dal Presidente della Repubblica Tebboune e dal governo. Un nuovo governo si è formato dopo le elezioni del 12 giugno ed è un governo che ha chiaramente un focus maggiore sull'economia e sulla parte finanziaria, tant'è vero che il primo ministro ha mantenuto ad interim anche il Ministero delle Finanze. Quindi noi siamo convinti che l'Algeria continuerà ad essere per l'Italia un partner imprescindibile con cui vogliamo continuare a collaborare su tutti i fronti. E per quanto riguarda il partenariato economico commerciale, ho visto che nella presentazione che CDP ha mandato, partecipante al webinar, è molto ben focalizzata la situazione. Comunque vorrei ricordare che l'Algeria è un partner strategico per la nostra sicurezza energetica. È il nostro secondo fornitore di gas, dopo la Russia, e nel 2020 ha coperto circa il 22% dei nostri consumi nazionali. Inoltre sono attualmente più di 200 le imprese italiane con una presenza italiana stabile in Algeria. L'Italia è attualmente il terzo partner commerciale dell'Algeria a livello globale, primo cliente e terzo fornitore, ed è il nostro primo partner commerciale in tutto il continente africano. Devo dire che fino a qualche mese fa era il nostro primo partner commerciale in tutto il continente africano e anche l'area della regione MENA. Abbiamo perso un po' di terreno rispetto al passato, con la diminuzione delle importazioni di idrocarburi, ma anche con nuovi dazi che hanno introdotto temporaneamente gli algerini e chiaramente a causa della pandemia. Quindi a maggior ragione dobbiamo recuperare in futuro il terreno perso investendo in settori innovativi e questa credo che sia una grande occasione di rilancio della presenza italiana in Algeria. Non possiamo infatti vedere l'Algeria solo come un mercato di destinazione del nostro export e come fornitore di gas per l'Italia. Nonostante queste due dimensioni restino sicuramente fondamentali, Eni continua ad essere il primo investitore straniero in Algeria ed ha degli importanti progetti anche per il futuro, compreso nel settore delle rinnovabili. Dobbiamo quindi guardare alle possibili collaborazioni industriali in settori nuovi, come abbiamo detto, rinnovabili, agroindustria, ma anche meccanica e nuove tecnologie in generale. Il clima d'affari presenta ancora delle criticità e delle complessità, ma il governo sta compiendo dei passi significativi, come superamento, questa è stata la cosa più emblematica, della regola del 51-49%, che impediva in passato alle imprese straniere di detenere la maggioranza nelle società locali in qualsiasi settore. Oggi questa regola resta in vigore unicamente per i settori cosiddetti strategici, che sono definiti nel dettaglio in un decreto esecutivo pubblicato ad aprile. Come istituzioni siamo pronti a sostenere con tutte le nostre energie le imprese che vogliono avviare future collaborazioni anche attraverso una cornice strutturata di collaborazioni bilaterali. Stiamo negoziando in queste settimane, in questi mesi, una serie di accordi, memorandum of understanding, in settori come la transizione energetica, le piccole e medie imprese, il turismo e tanti altri. Inoltre, e questo è molto importante, speriamo nei prossimi mesi di poter avere un ricco calendario di appuntamenti bilaterali a più alti livelli. E sappiamo che questi appuntamenti bilaterali, quindi cosiddetto G2G, rappresentano un importante volano per accelerare e per incoraggiare la presenza delle nostre imprese qui. E quindi stiamo organizzando importanti eventi, non è ancora confermato ufficialmente, ma sono fiducioso che prima della fine dell'anno, probabilmente in novembre, avremo una visita qui del Presidente della Repubblica Mattarella e sarà una visita storica, perché l'ultima è di 18 anni fa, fu quella di Ciampi nel 2003. E stiamo inoltre preparando un vertice intergovernativo che sarebbe già dovuto tenere l'anno prossimo, ma è stato rinviato a causa della pandemia. Speriamo di poterlo fare entro la fine dell'anno, al più tardi a gennaio. E questo vertice intergovernativo sarà accompagnato da un business forum in presenza, incentrato proprio sull'innovazione e sulle piccole e medie imprese, quindi in parte dell'argomento di cui parliamo oggi. E quindi consideriamo questo webinar anche, come dire, una tappa di questi importanti appuntamenti istituzionali.
È quindi fondamentale proseguire questa azione sinergica che vede istituzioni da una parte e imprese dall'altra unire le forze. Tutta la rete diplomatica è impegnata anche a far conoscere al meglio gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione che sono messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti e SIMEST. E quindi considero questo webinar una tappa fondamentale per fare chiarezza e per conoscere al meglio gli strumenti disponibili. E ringrazio quindi ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, ma soprattutto tutte le imprese che si sono iscritte per parteciparvi. E io mi fermerei qui, vi ringrazio per la vostra attenzione, rimarrò con voi fino alla fine del webinar e spero poi magari di poter dire qualche parola in conclusione dei lavori. Grazie Leon, e credo che a questo punto spetta il mio amico Pasquale Sanzano di prendere la parola. Sì, grazie. Grazie ambasciatore per questo quadro veramente esaustivo sui rapporti economici, ma anche quelli politici. Abbiamo sentito di questi due grandi possibili eventi che ci aspettano appunto per l'autunno e devo dire che appunto il quadro sarà sicuramente molto interessante per le imprese. Approfitto di questa occasione anche per ringraziare tutta l'ambasciata, in particolare la dottoressa Franco, per il supporto prestato nell'organizzazione di questo evento. Ci vediamo più tardi, ambasciatore, per il finale. A più tardi, grazie mille. A più tardi, grazie. Bene, noi proseguiamo appunto con il webinar e come abbiamo sentito dall'ambasciatore, adesso abbiamo il piacere di dare la parola al presidente di SIMEST e Chief International Affairs Officer di Cassa Depositi e Prestiti, Pasquale Salzano. E lo vedremo comparire tra un attimo sul nostro LED wall. Buongiorno Presidente. Salve, buongiorno a tutti. A lei la parola, è un piacere averla con noi. Grazie, vorrei innanzitutto salutare l'amico e collega ambasciatore pugliese, il Presidente di Confindustria Safrica Mediterraneo dal Checco, e ringraziarli per aver partecipato all'organizzazione di questo evento che rappresenta un'importante occasione per presentare alle imprese italiane le opportunità che il mercato algerino offre in due settori chiave, quello delle energie rinnovabili, come avete appunto ricordato poc'anzi, e quello dell'agribusiness. Nonostante le note difficoltà dell'ultimo anno, l'Italia si è comunque confermata come uno dei maggiori partner commerciali dell'Algeria, un paese che è impegnato in un ambizioso programma di diversificazione della propria economia, come ci ha ricordato proprio poco fa l'ambasciatore pugliese. Il piano di sviluppo di fonti di approvvigionamento energetico alternativo all'oil and gas e cospicui investimenti nel settore agricolo volti ad aumentare la produzione interna possono rappresentare delle opportunità uniche per le nostre imprese, che proprio in questi settori vantano competenze tecniche e qualità di altissimo livello. Il webinar di oggi è volto proprio ad approfondire con gli interventi di importanti direttori di ministeri algerini, che ringrazio della partecipazione, le opportunità che questi due settori possono offrire alle imprese italiane in termini di commesse pubbliche, di incentivi all'investimento privato e di supporto al partenariato commerciale. Inoltre vedremo come le imprese possono mettere a frutto tali opportunità attraverso gli strumenti a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione che il gruppo CDP mette a loro disposizione. Il gruppo CDP ha intensificato il proprio ruolo di supporto alle iniziative di business internazionale dopo aver aderito l'anno al patto per l'export, la strategia del governo italiano per rilanciare il Made in Italy nel mondo a seguito della pandemia. E in questo quadro CDP può giocare un duplice ruolo: fornire finanza a medio-lungo termine di supporto a export e internazionalizzazione e promuovere opportunità di business con partner internazionali. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari a medio-lungo termine, CDP si rivolge sia alle imprese impegnate in grandi commesse all'estero con i cosiddetti prodotti di export finance, sia alle piccole e medie imprese italiane che necessitano di liquidità per progetti di internazionalizzazione, attraverso strumenti che forniscono fonti di finanziamento alternative e allo stesso tempo facilitano aggregazioni tra le aziende di dimensioni più contenute, ad esempio Export Basket Bond. Relativamente alla promozione di opportunità di business, CDP supporta le attività internazionali
delle proprie società partecipate, alcune delle quali sono storicamente integrate nel tessuto industriale algerino, anche nell'ottica di produrre ricadute positive su tutte le PMI delle relative filiere. Inoltre, dal 2016, CDP gestisce fondi pubblici e finanzia soggetti pubblici e privati nei paesi in via di sviluppo, mediante l'utilizzo di risorse della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in combinazione con risorse provenienti dalla Commissione europea o da altri soggetti multilaterali. Grazie a queste risorse, CDP supporta la crescita socio-economica dei paesi target della cooperazione italiana, anche finanziando imprese locali partner delle nostre aziende, e completa un mosaico di interventi a carattere internazionale che nel complesso favoriscono la transizione verso lo sviluppo sostenibile, con un focus sulla transizione energetica, uno dei temi di questo webinar, nonché quella ecologica e digitale. Grazie a Simest, infine, il gruppo CDP assicura il proprio supporto alle PMI in tutte le fasi del loro percorso di crescita internazionale. Simest può infatti affiancare le imprese italiane nei loro investimenti diretti all'estero attraverso capitale paziente a medio e lungo termine come partner di minoranza esclusivamente finanziario, senza intervenire direttamente nella loro. Un supporto concreto ed importante di un partner sicuro, soprattutto per le PMI che, sebbene rappresentino il motore del nostro export nel mondo, hanno spesso difficoltà, a causa della dimensione ridotta, a realizzare da sole investimenti diretti oltre confine. Più avanti nel corso del webinar riceverete maggiori dettagli sull'operatività di Simest e potrete anche rivolgere le vostre domande nella sessione finale. Confido che grazie a tutti questi strumenti e soprattutto con il gioco di squadra con il MAECI, l'Ambasciata d'Italia ad Algeri, l'Agenzia ICE, Confindustria Safrica, Mediterraneo, potremo contribuire con azioni concrete al sostegno delle nostre imprese nel mercato algerino, anche a beneficio della ripresa economica del nostro paese. Grazie a tutti e spero di incontrarci presto anche di persona. Grazie Presidente, è stato un vero piacere averla qui con noi. Arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie. Quindi abbiamo avuto veramente un quadro molto interessante ed esaustivo su gli strumenti a disposizione delle imprese interessate ad internazionalizzarsi, interessate all'Algeria. E più avanti con i nostri esperti, appunto, come abbiamo sentito dal Presidente Salzano, avremo maggiori dettagli. Adesso ci colleghiamo con Massimo Dal Checco, presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, che è collegato appunto in diretta da Roma con noi. Buongiorno presidente, fra un attimo la vedremo, ecco. Buongiorno. Tutti. È un piacere averla qui con noi. Grazie, il piacere è assolutamente nostro come rappresentanza delle imprese che sono molto interessate in questi territori. E ringrazio moltissimo Giovanni Pugliese e Pasquale Salzano per questa opportunità grande che ci hanno dato di partecipare a un evento come questo, anche perché mi hanno dato una serie di spunti che magari prima di iniziare il mio intervento, che naturalmente raccontava degli ottimi rapporti che ci sono già industriali tra l'Italia e l'Algeria, ma hanno toccato una serie di temi che secondo me è importante mettere, su cui mettere un puntino, perché sono fondamentali. Quando l'ambasciatore parlava di essere un appassionato di Formula 1, diceva dobbiamo avere un buon passo di gara. Credo che veramente questo sia un'opportunità storica fondamentale per le imprese italiane, per crescere su questi territori. L'abbiamo sempre fatto, in realtà l'abbiamo fatto sempre di più con le grandi imprese e con le piccole e medie. La filiera italiana è, credo, la vera arma che possiamo utilizzare per eliminare anche il problema della dimensione, perché è vero che le piccole imprese magari fanno fatica anche solo al pensiero di poter andare in paesi stranieri, no? Che non conoscono, dove non conoscono le regole e non conoscono il territorio, ma se noi ragioniamo in termini di filiera, questo assolutamente è superabile. Quindi abbiamo un'opportunità in questo momento, che è la stessa opportunità che c'è in Europa, post pandemia, arriveranno una serie di finanziamenti, ci sarà una crescita importante nei prossimi anni e credo che per l'Italia questo sia un'opportunità fondamentale, perché non abbiamo un fuso orario, siamo a pochissima distanza di volo tra l'Italia e il Nord Africa e l'Algeria, siamo veramente a una distanza minima e l'azione sinergica
di cui parlava Pasquale Salzano è assolutamente fondamentale. Credo che il lavoro che possiamo fare noi come Confindustria Safrica Mediterraneo, che siamo una delle 16 rappresentanze internazionali di Confindustria, sia quella di sensibilizzare sempre di più le imprese a partecipare all'associazione, nel senso che noi possiamo essere un ottimo veicolo per spiegare meglio alle imprese su come muoversi nei confronti anche delle istituzioni, perché parliamo sempre di sistema paese e spesso ci si lamentava nel passato, no? E non funziona una parte, non funziona l'altra. In realtà credo che ognuno abbia fatto tesoro dei propri difetti nel passato e stiamo notando negli ultimi anni una crescita esponenziale delle capacità della nostra diplomazia economica, della capacità della nostra capacità finanziaria, quindi in termini di cassa depositi e prestiti e di Simest, nell'aiutare le imprese e delle imprese di andare con più coraggio in questi paesi. Quindi noi, come Confindustria Safrica Mediterraneo, che rappresentiamo praticamente il territorio dell'Africa e del Medio Oriente per portare tutte le imprese di qualunque tipo di dimensione, e anzi stiamo sensibilizzando sempre di più le grandi imprese italiane a pensare in maniera molto più aperta e a portare sin da subito una filiera in questi territori. Teniamo conto che molte delle medie imprese o piccole imprese italiane spesso sono andate da sole in questi territori, scontando anche degli errori, e questo oggi possiamo permetterci di non farlo più. Quindi l'azione sinergica di un sistema paese e questo evento credo che sia veramente fondamentale per sensibilizzare sempre di più le imprese. Non le abbiamo sensibilizzate nel passato su tante cose, ma questo credo che sia un momento storico in cui transizione energetica, di cui parliamo oggi, quindi sappiamo che l'Algeria dipende ancora per oltre il 90% da idrocarburi, ma sta puntando in maniera fortissima sulle energie rinnovabili. Quando parliamo di agri-food, parliamo di tecnologie di coltivazione legate a una trasformazione digitale, quindi trasformazione energetica, trasformazione digitale, trasformazione ecologica, sono i temi che, come in Europa, se ben affrontati dalle nostre imprese, coordinate insieme tra noi, la diplomazia economica e le istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti, possono veramente raggiungere degli obiettivi importanti. E quindi auspico che l'incontro di oggi sia veramente una sensibilizzazione alle nostre imprese a prendere coraggio per andare in questi paesi, per chi è già presente di contribuire con le proprie esperienze ad aiutare gli altri, e quindi noi come associazione cerchiamo sempre di più di fare uno sharing di queste competenze su diversi territori, e quindi di raggiungere gli ottimi obiettivi non solo di export nei confronti di questi paesi o di importazione, ma anche di vera internazionalizzazione, quindi con aperture di sedi stabili su questi territori. Ringrazio ancora tutti e auspico buon lavoro per questa giornata molto interessante che abbiamo di fronte. Grazie e buongiorno. Grazie Presidente per il suo intervento. Abbiamo colto appunto l'invito alle nostre imprese chiaramente a guardare con fiducia al mercato algerino, sia in termini di export che di internazionalizzazione, e ovviamente a fare squadra tra tutti gli attori del sistema paese. Grazie ancora per il suo intervento, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Arrivederci. Bene, e a questo punto, prima di passare alle interviste con gli ospiti in diretta dall'Algeria, andiamo a vedere il risultato del primo sondaggio che ha lanciato Fedi poco fa. Prego Fedi, a te la parola. Sì, grazie Loran. Andiamo a vedere allora il risultato di questo primo sondaggio in cui vi abbiamo chiesto se siete presenti nel mercato algerino e come. Vediamo qui i risultati. Ecco, vediamo che un quarto delle aziende sono già presenti o con sedi commerciali o con impianti produttivi in loco in Algeria, ma un dato che emerge molto significativo è che il 43% delle aziende collegate ha risposto di non essere ancora presente sul mercato algerino, e questo webinar sicuramente rappresenterà un'opportunità per conoscere quali sono le possibilità per avvicinarsi a questo mercato. E quindi a questo punto lancio il prossimo sondaggio in cui vi chiediamo di descrivere il vostro interesse per il mercato algerino. Nell'apposita sezione a destra dello schermo avrete a disposizione quattro opzioni di risposta. A te, Loran.
Bene, grazie Fedi per averci dato il risultato del primo sondaggio e aver lanciato il secondo. E adesso è il momento di entrare nel vivo di questo webinar e conoscere più da vicino le caratteristiche dei mercati focus. In particolare cominceremo dal quadro generato con la legge finanziaria. L'Algeria ha abrogato il limite del 51-49% per consentire la partecipazione di imprese estere in imprese algerine anche con quote. Inoltre è stato lanciato un ampio programma di incentivi fiscali per promuovere operazioni di coinvestimento ed export. Ne parliamo adesso di tutto questo con il direttore della promozione degli investimenti del Ministero dell'Industria algerino, Monsieur Kalloun, che ci raggiunge da Algeri. Porrò le mie domande prima in francese e poi in italiano a tutti gli ospiti algerini che si collegheranno con noi. Bene, bonjour Monsieur Kalloun, c'est un plaisir de vous revoir. Monsieur Kalloun, pourquoi une entreprise italienne devrait-elle investir en Algérie? Perché un'impresa italiana dovrebbe investire in Algeria? Un altro elemento importante dans le cadre des opportunités d'investissement offertes par l'Algérie, c'est les coûts des facteurs de production de l'Algérie qui sont compétitifs. Nous avons un gaz naturel qui équivaut à 0,21 à 0,40 € thermique, des salaires qui avoisinent entre les 400 à 900 € et un carburant essence qui avoisine le 0,30 € le gazole ou 0,17 € le litre. Un autre atout, c'est le positionnement géographique stratégique de l'Algérie, les pays riches de la Sud-Union, donc, disposent d'un excellent positionnement géographique qui permet les échanges commerciaux entre les deux pays et de faciliter le commerce. Merci. Pouvez-vous nous parler des principales mesures prises par le gouvernement algérien pour encourager les investissements étrangers? Ci può raccontare quali sono le principali misure prese dal governo algerino per incoraggiare gli investimenti stranieri? Sono numerose le imprese italiane. Première réforme qui s'inscrit en droite ligne avec ses objectifs, c'est notamment la réforme de la règle 49-51. Et l'abrogation du droit de préemption, qui sont déjà consacrés par la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2020 et la loi de finances pour 2021. Donc, en termes de réaménagement, ainsi, les deux nouveautés qui ont été apportées, c'est l'abrogation des dispositions de l'article 53 de la loi de finances complémentaire pour 2020, du droit de préemption prévu. Articles 30 et 31 de la loi 1609 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement. Donc c'est une réforme de taille capitale. Et le deuxième élément, c'est la limitation du droit de préemption exclusivement aux activités stratégiques prévues par l'article 52 de la loi de finances complémentaire 2020 qui a été modifié par l'article 138 de la loi de finances 2019, lequel subordonne à une autorisation préalable puisse habiliter toute cession d'actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d'une société de droit algérien exerçant dans l'un des secteurs stratégiques prévus par l'article 50 de la loi de finances complémentaire 2020 réalisé au profit des personnes physiques ou morales étrangères. En conclusion, ces mesures constituent sans aucun doute un signal fort aux investisseurs étrangers dans le cadre de la construction d'une image d'attractivité de notre pays en matière d'EDE et de la liberté d'entreprendre. À partir de 2020, la loi obligeant les entreprises étrangères à identifier un partenaire majoritaire a donc été modifiée. Pouvez-vous expliquer l'effet di questa riforma e a quel settore si applica? Abbiamo sentito quindi che a partire dal 2020 la legge che obbligava a identificare un partner maggioritario locale è stata modificata. Ci può raccontare gli effetti di questa riforma e a quali settori si applica?
pour résumer, donc à l'exception des activités stratégiques qui sont définies par le décret exécutif numéro 21145 du 17 avril 2021. Toute activité de production de biens et de services est ouverte à l'investissement étranger, sans obligation d'association avec une partie locale. Donc, pour trouver les activités stratégiques qui obéissent à cette règle 49-51, donc vous pouvez la trouver dans le décret exécutif qui est déjà publié le 17 avril 2021. Merci Monsieur Kalloun, grazie mille Monsieur Kalloun per le sue risposte molto interessanti. Merci beaucoup Monsieur. Donc ça a été un plaisir partagé. Et un plaisir partagé. Ça nous a permis d'évoquer certaines thématiques importantes et qui touchent à la problématique de l'investissement. Et de renforcer cette coopération qui est déjà excellente entre nos deux pays. Donc, il s'agit juste de l'Algérie, elle offre toutes les potentialités et toutes les possibilités possibles pour investir. Donc, aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est consolidé et qui est renforcé, qui permettra aux investisseurs italiens main dans la main avec des projets gagnant-gagnant entre les deux pays respectifs, de se lancer dans des projets d'investissement intéressants. Grazie mille, Monsieur Kalloun, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Ci scusiamo anche per la qualità del collegamento video, speriamo che i prossimi collegamenti da Algeria abbiano una qualità migliore. Adesso passiamo però al focus sul mercato dell'agritech, ovvero macchinari agricoli, mezzi e attrezzi agricoli, macchinari connessi e software gestionali per l'agricoltura. Il governo algerino ha varato una nuova tabella di marcia per il periodo 2024, una strategia che mira a ridurre il conto delle importazioni alimentari di circa 2,5 miliardi di dollari, puntando su diversi prodotti come grano tenero, olio vegetale, zucchero, mais, patate e pomodori indoor industriali. Intende anche aumentare la produzione di cereali fino a più di 7 milioni di tonnellate e coltivare semi oleosi come arachidi, soia e colza su circa 500.000 ettari entro quella data. Infine, ricordiamo che in Algeria il settore agricolo rappresenta circa il 12% del PIL. E la forte spinta del governo algerino per aumentare la produzione agricola e la sua produttività sta creando ampie opportunità per innovare tramite macchinari e mezzi agricoli, ma anche, come sentivamo dal presidente di Confindustria Safrica, strumenti digitali per l'agricoltura. Con noi per parlare di questo secondo focus dedicato all'agribusiness è in collegamento da Algeri il direttore degli studi del gruppo Agrolog, Monsieur Amidouche. Bonjour Monsieur Amidouche, merci d'être avec nous. Le secteur agricole constitue plus de 10% du PIB algérien. Quel rôle joue le secteur dans la stratégie de diversification de l'économie algérienne? Il settore agricolo, come abbiamo detto, rappresenta più del 10% del PIL algerino. Quale ruolo gioca il settore nella strategia di diversificazione dell'economia algerina? A vous la parole, Monsieur Amidouche. Je vous en prie. Merci pour votre question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous donner quelques chiffres concernant le secteur agricole. Donc, la part de l'agriculture dans la valeur ajoutée nationale représente 12,4% et hors hydrocarbures, elle représente 16,2%. La production nationale agricole avoisine les 29 milliards de dollars, pour un taux de croissance qui va jusqu'à 4%. Et là, aussi, sur quelques chiffres sur le plan agricole, la superficie totale en Algérie avoisine les 44 millions d'hectares, pour une superficie utile et utilisable est de 8,6 millions d'hectares. Donc, le nombre d'exploitations en Algérie, il avoisine 1,3
1,3 million exploitations pour un poste d'emploi de 2,6 millions de postes. À ce titre, le secteur agricole est l'un des secteurs clés sur lesquels le compte du gouvernement algérien pour accélérer la diversification de l'économie nationale et surtout réduire le déséquilibre de la balance commerciale des produits de base. Afin de répondre à cette problématique, le ministère de l'Agriculture algérien a mis en place une nouvelle feuille de route pour le quinquennat 2020-2024 qui s'articule autour de 8 axes de développement qui sont à nos sens très importants. Donc, le premier axe concerne le développement de la production agricole à travers l'extension des superficies irriguées. Le deuxième axe, c'est l'accroissement de la production et de la productivité. Le troisième axe, l'exploitation rationnelle du foncier agricole. Le quatrième axe, c'est le développement agricole rural dans les zones de montagne. Le cinquième, c'est la préservation et le développement de la valorisation du patrimoine forestier. Le sixième, c'est le développement agricole rural dans les zones typiques et agro-pastorales. Le septième, c'est le développement de la valorisation dans le territoire saharien. Et le huitième axe, l'intégration de la connaissance numérique dans les programmes de développement CT plus haut. Monsieur Amidouche, sur quel sous-secteur le gouvernement se concentre le plus? Quali sono i sottosettori dell'agroindustria su cui il governo algerino si sta concentrando di più? Prego. Déjà, CND a 6 sous-secteurs d'industrie. Je commencerai par le premier, le plus important, c'est l'industrie céréalière, qui est très importante en Algérie. L'industrie litière, qu'il faut développer. L'industrie des viandes rouges, entre parenthèses, je connais bien le groupe Cremonini, qui est en Italie, qui est très connu sur la place mondiale, et qui développe une industrie de viande très. Quand je dis industrie de viande, c'est tout l'abattage, transformation des viandes et tout ça. Et le cinquième volet, c'est la transformation des viandes blanches, d'autre côté, et surtout aussi l'industrie de transformation des fruits et légumes. La production des fruits et légumes en Algérie est en augmentation annuellement, donc il faut bien la faire valoriser, la transformer. Je prendrai l'exemple de la pomme de terre, qu'il faut la transformer en flocons de pomme de terre, en frites surgelées, en chips. Il y a pas mal de sous-produits. L'ail aussi, qui peut être transformé en poudre. L'oignon, qui peut être transformé en poudre, en chips aussi. Donc, c'est tout ça, tout ce sous-secteur-là qui je pense que l'Italie a une grande expérience dans ce domaine-là, qui pourrait éventuellement trouver des partenariats entre les entreprises italiennes et les entreprises algériennes pour développer tout ce sous-secteur de l'agro-industrie. Merci. Et pour finir, quelles sont les incitations et opportunités pour les entreprises étrangères intéressées à investir dans ce secteur? Quali sono le opportunità e gli incentivi per le aziende italiane interessate a investire nel settore agro-industriale in Algeria? Comme je disais tout à l'heure, tout le sous-secteur de l'industrie qui sont là-bas, que j'ai répondu à la question numéro 2, sont des opportunités d'affaires en Algérie. Tous ces sous-secteurs-là que j'ai cités tout à l'heure peuvent faire l'objet d'examens et des possibilités, des opportunités d'affaires entre les deux parties, algérienne et italienne. Ça, c'est en termes d'opportunités. Je vous invite à visiter le site de l'ANDI, qui est l'Agence nationale du développement d'investissement, où on trouvera l'ensemble des avantages et incitations concernant l'investissement à la création, pendant la réalisation et en termes d'exploitation de l'investissement. En plus de tout ça, il y a d'autres avantages. Même dans le secteur agricole, il y a des avantages qui sont accordés aux investisseurs dans le domaine agricole. En plus des autres avantages concernant le développement de la PME, PMI, et c'est tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait examiner éventuellement. Je ne peux pas tout le détailler parce que les avantages sont assez importants. En vue du timing qui a été accordé, 2 minutes pour chaque question, je ne pourrais pas tous les détailler. Mais éventuellement, je serais très heureux de répondre spécifiquement aux questions bien précises pour un peu détailler ces avantages et incitations que pourrait l'État algérien accorder aux investisseurs italiens qui sont désireux d'investir en Algérie.
Merci beaucoup, monsieur Amidouche, per votre intervention. Au revoir, c'était un plaisir. Grazie mille per il suo intervento, è stato veramente un piacere. E a questo punto passiamo al terzo approfondimento, dopo il quadro regolatorio, dopo il settore dell'agribusiness, arriviamo alle energie rinnovabili. Abbiamo detto che questo mercato rappresenta un ampio spettro, presenta e offre un ampio spettro di opportunità per le nostre imprese. Oggi l'Algeria punta a diversificare il mix energetico, prevalentemente basato fino ad oggi, come ci ha ricordato l'ambasciatore, sugli idrocarburi che costituiscono il 97% della produzione nazionale. Piano nazionale, inizialmente con scadenza 2020, posticipato, prorogato al 2030, prevede di raggiungere una produzione totale annuale di ben 22 gigawatt solo da energie rinnovabili, che rappresenterebbe il 27% del totale nazionale. Il piano prevede anche di raggiungere un mix di energie rinnovabili così suddiviso: 13,6 gigawatt per l'energia solare, 5 da eolico, 3,4 da biomasse, cogenerazione, idroelettrico e termico. A questo punto non aggiungo altro, direi che possiamo sentire più dettagli direttamente dalla voce del direttore energie rinnovabili rete elettrica del Ministero della Transizione Energetica, Monsieur Benzaïd. Bonjour Monsieur Benzaïd, merci d'être avec nous. Quelle possibilité voyez-vous pour les entreprises italiennes qui souhaitent investir dans les renouvelables en Algérie? Quali possibilità vede per le imprese italiane che vogliono investire nel settore delle energie rinnovabili in Algeria? Tout d'abord, merci de nous avoir choisi pour cet entretien. Et concernant l'investissement dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables, pour les entreprises italiennes, bien sûr, qui depuis très longtemps présente en Algérie, et nous voudrions bien aller sur les activités liées à la transition énergétique et les énergies renouvelables concernant la construction des centrales ENR, la production d'électricité à partir de centrales ENR. Aussi, il y a plusieurs coopérations qui sont en train d'être menées avec l'ENEA dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et comme vous le savez, au ministère de la Transition énergétique, nous avons, disons, mis un bilan de l'ordre concernant l'activité des énergies renouvelables. Alors, il y a deux directions. Une direction à laquelle je suis responsable et qui s'occupe surtout de la promotion et de la réalisation des grands projets de production d'électricité. Une autre direction qui s'occupe aussi de l'autoconsommation et des projets au réseau. Des projets au réseau tels que, avec les autres secteurs, le pompage, l'agriculture, les ressources en eau, ainsi que les collectivités locales, d'une manière globale. Pour revenir aux entreprises italiennes, elles sont les bienvenues, bien entendu, et nous sommes en train de veiller à mettre en place, à lever toutes les contraintes pour qu'elles puissent venir investir en Algérie dans ces domaines-là. Monsieur Benzaïd, existe-t-il des incitations fiscales pour les entreprises étrangères souhaitant investir dans ce secteur? Quels instruments pensez-vous pourraient être les plus indiqués pour une entreprise italienne? Le chiedo se sono previsti incentivi fiscali per le imprese italiane che intendono, o straniere in generale, che intendono investire in questo settore. E quali potrebbero essere, secondo lei, gli strumenti più indicati per un'azienda italiana, ad esempio, fra quelle che ci stanno seguendo quest'oggi? Pareil que pour les entreprises italiennes, pour les entreprises étrangères. Tout d'abord, il faut savoir que l'activité des énergies renouvelables, elle est réglementée par un cadre juridique et réglementaire mis en place depuis 2017, qui est basé sur la procédure d'appel d'offres, bien entendu. Alors, ces appels d'offres concernent les appels d'offres à investisseurs pour les grandes puissances qui dépassent un peu les, disons, les 10-20 mégas. Et pour les petites puissances aussi, on a appelé ça appel d'offres aux enchères. Pour aider un peu le ministère de la Transition énergétique qui est en charge du lancement de ces appels d'offres, nous avons créé une société
qui est composé de 50% de son atrak et 50% de son elgaz, qui s'appelle Shems, en arabe veut dire soleil. Pourquoi son atrak et son elgaz? Son atrak, pour son savoir-faire en matière d'IPP, de montage, de project financing, et aussi des projets IPP, bien sûr. Et son elgaz, pourquoi? Parce que c'est la société qui maîtrise tout le système électrique. Cette société va jouer le rôle de guichet unique pour aider l'investisseur sur le terrain, l'accompagner, et c'est la seule interface. Bien sûr, elle sera mandatée par le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, et qui sera dotée, bien sûr, d'instruments et d'outils très importants. Elle va aider l'investisseur, par exemple, pour les visites sur le terrain, pour la réservation des ouvrages électriques, pour la connexion de la centrale, pour l'aider aussi d'une manière dans le domaine administratif, tel que l'accompagner pour l'obtention des différentes autorisations, au niveau des douanes aussi, au niveau des banques. Donc, ça sera vraiment une société qui va accompagner tous les investisseurs étrangers, en l'occurrence, bien sûr, les entreprises italiennes, d'une part. Et d'autre part, comme vous le savez, il y a déjà des dispositifs d'aide fiscale qui existent depuis d'ailleurs longtemps et qui est bien sûr actualisé. C'est au niveau de l'Agence nationale du développement de l'investissement. Justement, cette société aidera l'investisseur italien, s'il le voudra, bien sûr, pour l'accompagner, pour obtenir à différentes échelles et à différentes, disons, étapes, toutes les aides fiscales et parafiscales, bien sûr. Pouvez-vous nous illustrer brièvement le fonctionnement des appels d'offres publics dans le secteur de l'énergie en Algérie? Quel type d'assistance une entreprise peut-elle recevoir pour participer à un appel d'offres? Sono certo che le imprese che ci stanno seguendo, soprattutto del settore dell'energia, sono interessate a questo punto a chiederle qual è il funzionamento delle gare pubbliche in questo settore in Algeria e che tipo di assistenza potrebbe ricevere un'azienda che partecipa a questo tipo di gare d'appalto. A vous la parole, je vous en prie. Merci pour la question. Alors, tout d'abord, il faut signaler que les appels d'offres dans le domaine des énergies renouvelables, bon, d'une manière particulière, et dans le domaine de l'énergie, tels que le dessalement d'eau de mer, l'énergie classique, etc. Mais je vais surtout parler des énergies renouvelables. Beaucoup de travail a été déjà fait et qui est mis à la disposition de l'investisseur, bien entendu. Il y a un package contractuel qui est composé du cahier des charges, du PPA, le contrat d'achat et de vente d'électricité, des différents accords pour arriver à une clôture financière réussie, bien sûr. Et aussi un travail qui a été fait et qui sera mis à la disposition, je répète un peu, au niveau de l'investisseur concernant les assets de terrain sont identifiés, prêts, réservés, avec la réservation et l'identification de l'ouvrage électrique, c'est-à-dire le poste, il est identifié. Donc l'investisseur, il viendra, il trouvera tout, il commencera directement à faire les études de terrain, etc. Maintenant, dans le package, il est prévu, bien entendu, l'appel d'offres, il est ouvert. Il est ouvert, public, privé, seul, en consortium. Donc, ça ne pose aucun problème. L'appel d'offres sera ouvert. Et aussi, bien entendu, pour aider un petit peu l'investisseur. Comme j'ai déjà parlé de la société Shems, c'est elle qui va l'aider, qui va l'accompagner sur les différentes étapes. Et aussi, il reste quelques contraintes à notre niveau. Ce sont des contraintes, disons, d'ordre un peu… ce ne sont pas réellement des contraintes, mais on veut les lever pour accélérer un petit peu la faisabilité des 1000 MW. Il y a le premier projet d'appel d'offres qui va sortir.
Ça concerne 1 mégawatts à travers le territoire national, de la construction de centrales solaires photovoltaïques pour commencer. Et ça sera reconduit chaque année. C'est un programme de 15 000 mégawatts sur, jusqu'à 2035 pour réaliser surtout des économies de gaz naturel et surtout pour avoir une part conséquente dans notre modèle énergétique. Nous avons lancé les travaux de prospection, de prospective de modélisation. Les résultats vont être affichés d'ici la fin de l'année. Une grande part est donnée à l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie et revenir, pourquoi pas, à la petite et moyenne hydroélectricité. Est-ce que vous connaissez déjà le planning des appels d'offres en automne, visto che ci ha parlato già di una prima gara per l'autunno e sappiamo che ci saranno bandi per progetti che superano i 1000 megawatt, penso che tutti quelli che ci seguono sono interessati a sapere se ci può dare dettagli sul planning delle gare per l'autunno. En réalité, bien sûr, nous avons déjà lancé des appels qui concernent les petites capacités et qui étaient en IPP, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça concerne les enchères. On a aussi lancé, nous avons quand même un demi-giga à travers le territoire national algérien, mais qui a été réalisé en mode EPC. Là, nous comptons lancer un appel d'offres à investisseurs, mais qui va être en IPP d'ici la fin de l'année. Et ça va être vraiment, c'est-à-dire récent. Nous sommes en train de boucler un petit peu quelques petites contraintes qui restent à lever, bien sûr. Et on va le reconduire, on espère le reconduire annuellement, chaque année. Nous avons les études de potentialité, les études de raccordement. Donc, tout ça a été fait, même la réglementation. Donc on espère quand même arriver à une cadence de déploiement rapide. Merci beaucoup monsieur Benzaïd, grazie per essere stato con noi. Au revoir. Bene, ringrazio veramente i direttori dei ministeri e delle agenzie per essersi collegati con noi e spero che questi collegamenti possono avervi dato degli spunti interessanti per il business. In particolare penso alle parole di Monsieur Benzaïd che ci ha parlato della costituzione della nuova società costituita da Sonatrach e Sonelgas che gestirà le gare del settore a partire dall'autunno, o penso anche al riferimento che ha fatto Monsieur Benzaïd al progetto di ricerca e alla collaborazione con Enea. E ne approfitto, colgo proprio questa occasione per collegarmi a questo punto con l'architetto Francesca Margiotta, ricercatrice di Enea del Dipartimento Unità Tecnica e Efficienza Energetica, che ci parlerà del programma di assistenza tecnica finanziato dall'Unione Europea in Algeria in materia di energia pulita e accessibile. Buongiorno architetto. Buongiorno a voi e grazie mille per l'invito. E, come ha anticipato lei, parlerò appunto del programma d'appui dell'Unione Europea au secteur des énergies renouvelables e dell'efficacité énergétique en Algérie, che appunto è che è appunto un programma europeo di assistenza tecnica per l'Algeria che è stato istituito. Non va avanti. Che è stato istituito appunto a sostegno del settore delle energie rinnovabili, principalmente elettriche, e dell'efficienza energetica. L'assistenza tecnica consiste proprio nel supporto all'attuazione di due programmi governativi, che sono nello specifico il Programma Nazionale per le Energie Rinnovabili 2015-2030 e il Programma Algerino per l'Efficienza Energetica, sempre 2015-2030.
Si tratta di un programma che è volto ad incoraggiare l'adozione e l'uso crescente e diffuso delle energie rinnovabili in un'ottica di sviluppo sostenibile, di sviluppare il potenziale nazionale delle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, ed anche di essere di indirizzo per soluzioni sia su aspetti organizzativi e metodologici che su aspetti strategici di programmazione e monitoraggio delle politiche. Vediamo quali sono gli obiettivi. In realtà ci sono tre obiettivi specifici, che sono appunto l'obiettivo specifico 1 è relativo al supporto alle autorità nazionali nella revisione e nello sviluppo di accordi istituzionali, politici e normativi favorevoli all'attuazione di politiche energetiche sostenibili attraverso lo sviluppo sia di energie rinnovabili che di efficienza energetica. L'obiettivo specifico 2 è un supporto all'agevolazione degli investimenti privati, sia locali che esteri, a medio e lungo termine in progetti di energia rinnovabile e di efficienza energetica. E abbiamo inoltre un terzo obiettivo specifico che è inerente proprio al supporto alla realizzazione dei due programmi attraverso il rafforzamento delle capacità tecniche di gestione delle istituzioni nei due settori, sia dell'efficienza energetica che delle energie rinnovabili. Gli obiettivi prefissati hanno in comune un identico metodo operativo che è definito dal Trend Reference. Si tratta di accompagnare per la durata del programma il lavoro delle squadre già istituite dal Ministero dell'Energia, dalle istituzioni, le agenzie, i centri di ricerca, ovviamente gli operatori interessati, in base ai contratti sia di energie rinnovabili che di efficienza energetica che sono stati già discussi. E gli obiettivi specifici del progetto prevedono proprio di consentire alle istituzioni algerine di beneficiare dell'esperienza di esperti di alto livello che hanno completato programmi molto simili. L'assistenza tecnica, come vediamo, è strutturata funzionalmente su tre linee di intervento che sono definite e denominate come asse 1, asse 2 ed asse 3. L'asse 1 è un asse trasversale ad entrambi i programmi nazionali relativamente alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, che fa proprio da supporto istituzionale, politico e normativo ed è volto a rafforzare il quadro strategico e migliorare l'ambiente a favore del finanziamento di progetti di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili e di efficienza energetica. Ovviamente questo attraverso degli adeguamenti istituzionali, politiche o regolamenti, il rafforzamento delle capacità nazionali, piani di attuazione di programmi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, sostegno a diverse operazioni pilota e la riduzione delle barriere legali, amministrative e tecniche in modo da raggiungere un livello di attrattiva in grado quindi di attrarre proprio gli investitori. L'asse 2 invece è l'asse relativo al programma per le energie rinnovabili. E si tratta di un sostegno nel campo delle energie rinnovabili, in particolare attraverso un'assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti di partenariato pubblico-privato e privato-privato, padronanza di strumenti e metodi di integrazione delle energie rinnovabili nella rete elettrica, una migliore pianificazione delle risorse e delle infrastrutture per il funzionamento ottimale degli impianti di energia rinnovabile, inoltre il trasferimento di know-how agli attori locali ed il sostegno al settore privato al fine di un migliore coinvolgimento degli investitori. L'asse 3 invece è un asse relativo al programma per l'efficienza energetica, tant'è che è proprio un sostegno attraverso l'assistenza tecnica nel campo dell'efficienza energetica, attraverso l'identificazione del potenziale tecnico ed economico, degli studi di fattibilità, assistenza nella creazione di meccanismi di supporto specifici per i settori più energivori, l'applicazione e l'estensione dell'etichettatura di elettrodomestici e il supporto per la realizzazione di azioni innovative, in particolare vediamo l'isolamento termico del settore edile. Ovviamente ognuno dei tre assi ha dei risultati da dover raggiungere. Come vediamo, l'asse 1, che è quello politico, istituzionale e normativo, ha due risultati. Il primo si tratta di una strategia di sviluppo per le energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica. Il risultato 2 dell'asse 1 si tratta proprio di uno specifico quadro normativo e contrattuale per favorire grandi investimenti in energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda invece l'asse 2, che appunto è quello relativo alle energie rinnovabili,
Abbiamo altri due risultati. Il primo di questi è la pianificazione e il controllo dell'integrazione di grandi parchi eolici e solari nella rete nazionale, e il secondo è lo sviluppo di generazione distribuita di energia elettrica su piccola scala da energie rinnovabili. Per quanto riguarda l'asse 3, invece, abbiamo ulteriori due risultati, di cui il primo è regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e di isolamento termico degli edifici esistenti, e il secondo è la certificazione di etichettatura energetica degli elettrodomestici. In particolare, per quanto riguarda il primo risultato dell'asse 3, vediamo come in realtà noi abbiamo già effettuato dei primi praticamente risultati visibili, sicuramente, che sono il primo, che doveva essere un viaggio studio in uno dei paesi dell'Unione Europea, che purtroppo a causa della pandemia non si è potuto effettuare, e quindi è stato organizzato un seminario, ossia un set di workshop tematici sui temi riguardanti la regolamentazione termica degli edifici, la RTB, organizzato in 3 giornate, in cui la prima giornata ha visto argomenti come politiche e misure dell'efficienza energetica e non solo, ha trattato anche l'implementazione di uno strumento di calcolo per l'attestato di prestazione potenziale energetica, il cosiddetto app, che non è altro che uno strumento che fornisce una indicazione dei consumi di energia primaria per il riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, in funzione ovviamente della zona climatica, delle caratteristiche termofisiche e tecniche del sistema edificio impianto e delle possibili soluzioni tecniche di efficientamento energetico da installare, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza sui problemi di efficienza energetica e di risparmi gestionali che deriverebbero dalle scelte più efficienti. Il terzo giorno poi è stata una giornata di confronto. Abbiamo avuto la possibilità di avere con noi, nella giornata relativa a materiali e sistemi tecnologici innovativi, oltre ad una prima presentazione relativa all'audit energetico, degli interventi sia sulla parte involucro che sulla parte impianti. Abbiamo avuto la partecipazione di aziende come ad esempio la MAPEI per quanto riguarda isolamento termico degli edifici e sostenibilità ambientale, e poi 4 aziende per quanto riguarda la parte impiantistica, quindi gli approcci tecnologici ed innovativi, in cui si è parlato del miglioramento del rendimento, dei sistemi innovativi di riscaldamento e condizionamento per l'efficienza energetica, soluzioni a basso consumo energetico e strumenti e tecnologie rinnovabili di alta qualità. Questo è stato sicuramente la giornata che ha visto un grande interesse, perché comunque abbiamo avuto la possibilità di presentare delle vere tecnologie, delle vere innovazioni in base proprio alle richieste che ci erano state fatte relative al mercato e quindi al contesto algerino. Bene, grazie. Grazie per l'attenzione. Mi scuso per la velocità. Niente. No, è stato un vero piacere averla qui con noi. Grazie per averci fatto partecipi di questo progetto che Enea sta curando. E tra l'altro ci permette di ricordare che l'Unione Europea e i suoi programmi sono fondamentali per avvicinare le sponde del Mediterraneo sul piano culturale e sul piano commerciale. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata e buon proseguimento. Arrivederci a tutti. Grazie. Bene, e adesso noi andiamo a scoprire come i progetti delle imprese che ci stanno seguendo possono essere sostenuti dagli strumenti finanziari di CDP e Simest. Ci collegheremo adesso qui da Roma con il dottor Giulio Dalmagro, responsabile del Development Financing di CDP. Credo fra un attimo vedremo Giulio comparire sul nostro LED wall, per parlarci appunto degli strumenti che appunto la cooperazione di CDP mette a disposizione delle imprese. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, vorrei descrivervi oggi in maniera sintetica quella che è l'attività di Cassa Depositi e Prestiti in relazione alla finanza per lo sviluppo. Ecco, dovrei aver preso il controllo della presentazione, in particolare ovviamente per imprese che abbiano un'operatività in paesi come
come per l'appunto l'Algeria, dove certamente c'è da parte nostra interesse a sostenere un'attività da parte di imprese che intervengano in settori con un impatto di crescita sostenibile. Due parole per parlarvi di Cassa Depositi e Prestiti. Eccoci, scusatemi, Cassa Depositi e Prestiti è una realtà finanziaria tradizionalmente attiva sull'Italia, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quelli che vedete qui davanti sono numeri sostanzialmente collegati all'attività italiana. Tuttavia, negli ultimi anni vi è stata una crescente operatività di Cassa Depositi e Prestiti verso l'estero, a favore dell'internazionalizzazione delle imprese nazionali, sia in ambito polo dell'export, quindi in collaborazione con Simest e con SACE, sia in ambito cooperazione e finanza per lo sviluppo. Quindi ecco, in particolare quello che vorrei descrivere oggi è l'attività di finanza per lo sviluppo in favore del settore privato. Vi è una struttura specifica che si focalizza su questo tipo di attività e che opera sia con strumenti di debito sia con strumenti di equity attraverso investimenti, in particolare investimenti in fondi, e laddove è possibile anche in blending con risorse europee di altri partner nazionali e internazionali. Vedremo poi meglio in dettaglio cosa intendiamo quando parliamo di blending. Due parole su come operiamo nel settore privato. Vi sono due importanti vincoli regolamentari. Noi dobbiamo cofinanziare con altri soggetti, quindi per noi è fondamentale la partnership con istituzioni attive localmente, che possono essere banche multilaterali, possono essere altre istituzioni finanziarie bilaterali, possono essere anche operatori bancari locali o internazionali per cofinanziare i progetti. Il secondo elemento importante e caratterizzante la nostra attività è che laddove interveniamo a favore di piccole e medie imprese, il nostro intervento viene intermediato da soggetti quali banche o fondi di investimento. Quindi in questo schema, che riassume brevemente quella che è la nostra operatività, potete vedere intervento di tipo diretto, in cui noi andiamo a finanziare per esempio imprese che investano in Algeria, quindi finanziamenti corporate, piuttosto che finanziamenti project finance, normalmente, tradizionalmente utilizzati nel settore dell'energia, in cui noi andiamo a finanziare direttamente una società algerina costituita per realizzare il progetto. E invece operazioni di tipo intermediato, in cui noi andiamo a finanziare banche affinché queste a loro volta vadano a sostenere progetti di piccole e medie imprese in loco, piuttosto che investimenti in fondi, che è un'attività nuova che stiamo sviluppando nell'arco degli ultimi 18 mesi, in cui noi abbiamo iniziato a investire in fondi che poi a loro volta mettono equity sulle singole aziende locali o sui singoli progetti. Quindi queste sono sinteticamente le due modalità, intervento diretto e intervento indiretto. Per quanto riguarda i settori, direi quelli che abbiamo ascoltato oggi sono attività certamente per noi di estremo interesse, sia quello dell'agribusiness, che quello delle energie rinnovabili, sono per noi settori di primario interesse. Lo sono comunque anche il settore delle infrastrutture e quello manifatturiero, in particolare laddove vi sia un impatto occupazionale importante. Le istituzioni finanziarie, come vi dicevo, le vediamo piuttosto come un veicolo per poi intervenire sul tessuto imprenditoriale locale, quindi per far sì che poi vengano
aiutate a crescere le piccole e medie imprese in loco. Vi sono delle tematiche trasversali che sono quelle del cambiamento climatico, molto importante, dell'occupazione, in particolare dell'occupazione giovanile e dell'uguaglianza di genere. Per quanto riguarda invece il scusatemi la presentazione, ecco. C'è un problema, perdonatemi, con il ecco, adesso si è mossa la direzione giusta. Per quanto riguarda il blending, come vi segnalavo prima, è molto importante sottolineare l'importanza del cosiddetto blending, cioè l'utilizzo congiunto di fondi di cassa depositi e prestiti con fondi di altre istituzioni, di soggetti donatori. Parliamo in particolare di ministeri, ministeri italiani, piuttosto che di istituzioni, la Commissione europea molto importante, o anche istituzioni a cui siamo accreditati, come ad esempio il Green Climate Fund. Questo tipo di intervento, il blending, consente di fare un'attività di supporto, che è stata per esempio descritta molto bene dalla collega Delenea, quindi sia un'attività di assistenza tecnica che può essere collegata poi al finanziamento di specifici progetti, piuttosto che attraverso fondi concessionali o strumenti di riduzione del rischio, di mitigazione del rischio come garanzie, che permettono di proporre finanziamenti a condizioni più interessanti per le imprese interessate. Quindi da questo punto di vista devo dire vi sono stati diversi programmi della Commissione europea che ci hanno aiutato a intervenire in maniera più efficace a sostegno di progettualità di interesse. In particolare devo dire settore micro e piccole imprese, settore delle energie rinnovabili sono due aree di intervento particolarmente interessate in ambito blending. E qualche operazione perfezionata da CDP Finanza per lo Sviluppo recentemente è utile secondo me soprattutto per far capire le diverse tipologie di intervento. Vi sono finanziamenti fatti a imprese in loco, in particolare penso all'esempio del Ghana, dove abbiamo finanziato una grande impresa attiva nel settore del cacao che ha interessanti risvolti poi in termini di filiera su quella che è la filiera alimentare della trasformazione del cacao in Italia, piuttosto che interventi di investimento di imprese italiane. Qui vediamo sia finanziamenti di dimensioni importanti, parliamo di fino a 50 milioni, sia investimenti di dimensioni più contenute, 2-3 sono veramente ai limiti forse inferiori di quello che noi normalmente facciamo, già 5 milioni è un taglio. Più interessante sono finanziamenti fatti, qui c'è scritto Italia perché si tratta di finanziamenti fatti a imprese italiane, ma destinati allo sviluppo di operatività in paesi emergenti. Vi sono poi anche investimenti, come dicevo, in fondi, sia fondi, qui abbiamo esempi di fondi su Green Bond, quindi destinati focalizzati sull'acquisto di obbligazioni verdi, quindi con un alto impatto positivo in termini ambientali e climatici, piuttosto che investimenti in equity in Africa per progetti di energie rinnovabili, il fondo AREF per l'appunto. Per chiudere. Grazie Giulio per il tuo intervento, è veramente molto, molto esaustivo e completo. Tra l'altro hai citato giustamente il cambiamento climatico e appunto l'azione di CDP e tutte le sue omologhe per combattere i suoi effetti. Abbiamo visto in questi giorni, insomma, in Nord Europa quanto sia importante proseguire su questa strada. Noi ci rivedremo più tardi per la sessione Q&A, Giulio. Benissimo, arrivederci a tutti, grazie. Grazie a te. E ora ci colleghiamo sempre con Roma, con Carlo De Simone, senior expert
delle relazioni esterne di Simest. Buongiorno Carlo e benvenuto, grazie per esserti collegato in questo webinar con noi per parlarci appunto degli strumenti di Simest a supporto delle aziende italiane. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno. So che hai una presentazione molto cospicua, sono certo che riuscirai a restare nei tempi. Assolutamente, diciamo, sarà mia cura rimanere entro il tempo, diciamo, stabilito. Buongiorno a tutti e le cose sono state già anticipate. Per quanto concerne quella che è l'attività di Simest, per quanto quindi sia la possibilità di poter effettivamente mettere a disposizione delle aziende quelle che sono le attività su cui Simest normalmente affianca le aziende. Da questo punto di vista il nostro ruolo è sempre stato quello di poter affiancare le aziende nei loro processi di internazionalizzazione con tre diverse tipologie di operatività. E le tre diverse tipologie di attività sono qui sicuramente ben descritte. CDP abbiamo detto che fa parte del Simest, fa parte del gruppo CDP ed è controllato al 76% da SACE. Le tre attività su cui sicuramente Simest può essere diciamo in affiancamento alle aziende italiane in loro processo di internazionalizzazione in Algeria sono completamente diverse fra di loro. In una parte noi siamo dei gestori di fondi pubblici con la finanza agevolata che attualmente è sospesa a causa di risorse che sono diciamo momentaneamente terminate, ma già all'interno del PNRR da poco diciamo anche sdoganato in ambito Ecofin sono state rifinanziate il fondo 394 con circa 1 miliardo di euro. Quindi questo finanziamento agevolato ci auguriamo che quanto prima possa ritornare a essere operativo nei confronti delle aziende italiane che ad oggi lo hanno sicuramente utilizzato per potersi posizionare sul mercato algerino. E lo abbiamo visto sia attraverso progetti di inserimento sui mercati esteri, quindi progetti di sviluppo commerciale, e tanto con attività di partecipazione a Firenze. Quindi da questo punto di vista questa tipologia di attività è già abbastanza conosciuta da parte delle piccole e medie imprese e viene ad oggi anche utilizzata. L'unica parte di attività che fino ad oggi Simest ha già messo a disposizione delle aziende italiane per accedere al mercato argentino. Le altre due invece tipologie di attività su cui sarebbe importante approfondire eventuali discorsi legati a progetti di sviluppo sono legati a investimenti in equity e supporto alle tecnologie. L'investimento in equity è sicuramente l'attività con la quale Simest è meglio conosciuta, l'attività con la quale Simest affianca il partner italiano nella ricerca di progetti di sviluppo di natura industriale e in questo caso in ambito algerino sicuramente è importante andare a verificare quelle che potrebbero essere le interazioni in questo senso dal punto di vista di affiancamento da parte nostra. Il presidente Salzano precedentemente ha detto che il nostro ruolo in quest'ambito è quello di essere una sorta di silent partner in affiancamento all'azienda italiana e come tale noi ci comportiamo in quanto non interveniamo nell'ambito della gestione, diventiamo un partner finanziario dell'azienda italiana e affianchiamo il progetto per un periodo di circa 8 anni. È una finestra abbastanza ampia che consente poi all'impresa italiana di riacquistare le quote a scadenza e di ritornare in possesso quindi dell'eventuale partecipazione minoritaria che Simest detiene. Simest non intervenendo nell'ambito della gestione demanda completamente a partner industriale l'operatività e quindi in questo senso siamo un partner anche
non solo silente, ma soprattutto che va a condividere quelle che sono le scelte solo legate al campo economico-finanziario, e in questo senso siamo assolutamente a disposizione per valutare insieme alle aziende italiane quelle che possono essere progetti di sviluppo in tal senso. Abbiamo sentito quelle che sono tutte le opportunità che i relatori algerini oggi ci hanno sicuramente messo come forte interesse, anche quelle che possono essere diciamo le opportunità da andare a cogliere in due settori abbastanza importanti, su cui le aziende italiane hanno anche un know-how abbastanza specifico, motivo per cui riteniamo che per il futuro l'attività che Simes può mettere a disposizione, soprattutto per quanto concerne l'equity, riteniamo che possa essere di notevole interesse, ma anche di importanza per le aziende italiane. Per quanto concerne invece l'aspetto sul supporto all'export, in questo caso parliamo di contratti di fornitura legati a beni di investimento, quindi parliamo di infrastrutture, parliamo di sicuramente progetti legati a macchinari e impianti, motivo per cui il focus specifico dei due settori che oggi ci vedono protagonisti nell'ambito del webinar sicuramente possono essere oggetto di notevole interesse da parte delle aziende che sono oggi collegate. In quest'ambito il nostro ruolo, sia quando parliamo di credito fornitore che come credito acquirente, è direttamente o nei confronti dell'azienda italiana, nel caso di credito fornitore, qui parliamo soprattutto di piccoli impianti e macchinari che vengono forniti a determinate condizioni vantaggiose nei confronti della controparte estera, motivo per cui questo diciamo pacchetto finanziario che può essere messo a disposizione è di notevole interesse non tanto e non solo per l'azienda italiana, ma soprattutto per poter concedere alla mia controparte estera, in questo caso algerina, delle condizioni vantaggiose, condizioni non solo legate a una dilazione ampia che va da un minimo di 2 anni fino a un massimo di 5, normalmente se parliamo del credito fornitore, se parliamo del credito acquirente possiamo andare anche a dilazioni più ampie. In questo caso quindi vi è un pacchetto finanziario che viene messo a disposizione nei confronti delle aziende diciamo estere, ed è un pacchetto diciamo di notevole vantaggio, soprattutto perché vengono applicate delle condizioni che sono quelle stabilite in sede OCSE, quindi di un 15% per contanti, un 85% dilazionato, con l'applicazione di un tasso CIR che viene fissato ogni 15 per mese per tutte le valute fuori. Questo tasso CIR è un tasso sicuramente non di mercato ed è il motivo per il quale viene sicuramente a essere diciamo un a diventare un tasso di notevole interesse per la controparte estera, in quanto è molto vantaggioso soprattutto in termini di condizioni che gli vengono a più. Questi fattori sicuramente aiutano le imprese italiane a potersi presentare al meglio con diciamo degli strumenti dedicati, motivo per cui diciamo io non andrò a diciamo utilizzare tutta la presentazione, ma è soprattutto messa in tal senso per poter essere poi distribuita a tutte le aziende che oggi partecipavano, quindi nessun spavento in tal senso, non utilizzerò assolutamente tutta la presentazione, ma ho soprattutto fatto in modo che si potessero diciamo sicuramente concentrare gli aspetti legati ai tre filoni di attività che Simes mette a disposizione nei confronti delle aziende italiane interessate al mercato algerino. Sicuramente il nostro aspetto è quello di essere disponibili a verificare insieme alle aziende italiane quelle che possono essere le opportunità non solo da andare a cogliere, ma anche di come poter diciamo approfittare al meglio di quelli che sono i pacchetti finanziari messi a disposizione. Motivo per cui da parte nostra c'è un notevole interesse, ma anche una notevole disponibilità a verificare insieme alle aziende quelle che possono essere non solo le opportunità, ma soprattutto le condizioni da poter diciamo mettere a disposizione delle proprie controparti. Quindi da questo punto di vista il nostro ruolo è un ruolo duplice. Da un lato siamo
una sorta di istituzione finanziaria, ma dall'altro andiamo a diventare una sorta di interlocutore prioritario, ma soprattutto che può consentire alle aziende italiane di aggredire al meglio quelle che sono determinate opportunità messe a loro disposizione. Io mi fermerei qui e cercherò di essere disponibile anche nella parte di Q&A, anche se purtroppo ho un treno da andare a prendere, quindi cercherò di essere con voi fino alla fine. Grazie ancora e assolutamente a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso. Grazie a te Carlo per averci ricordato nel dettaglio il ruolo di Sirmes e averci illustrato questi tre filoni appunto di supporto, in parte anche agevolati, per al fianco delle imprese italiane. Ci vediamo più tardi. Grazie Carlo. Grazie. Grazie. Beh, ora vediamo con Fedi qual è il risultato del secondo sondaggio che abbiamo lanciato. Sì, grazie Leonardo. Vi abbiamo chiesto di descrivere il vostro interesse per il mercato algerino e vediamo qui i risultati. Vediamo delle risposte molto equilibrate in realtà, quindi con le aziende che sono interessate un po' a tutti quelli che sono gli aspetti di interesse del mercato algerino, in particolare export di beni e servizi il 32% e investimenti in loco il 26%. È un dato sicuramente interessante che possiamo ricollegare alle presentazioni che abbiamo sentito poco fa sugli strumenti finanziari di CDP e a questo proposito lancio il prossimo sondaggio dove vi chiediamo qual è lo strumento finanziario che ritenete più adatto alla vostra strategia di crescita in Algeria. E approfitto anche per dirvi che abbiamo lanciato la sessione di Q&A, quindi scriveteci le vostre domande che porremo poi alla fine ai nostri esperti di CDP e Sirmes. Se non doveste vedere la tab del Q&A, potete ricaricare la pagina, dovrebbe tornare visibile. Prego, Lorana, a te la parola. Grazie Fedi per aver lanciato l'ultimo sondaggio. Adesso abbiamo con noi due imprese italiane che hanno fatto tanta strada in Italia e all'estero, soprattutto sono state in grado di entrare ormai da anni nel mercato algerino con successo, affrontando le opportunità e le sfide di questo paese. Con noi oggi abbiamo collegati Filippo e Ambrogio Carzaniga, che vedremo dell'Edifimer, che vedremo collegati anche in video tra poco, appena apriranno la telecamera, e il dottor Gerardo Grilli, responsabile estero di Vitroplant. Iniziamo proprio con Vitroplant. Buongiorno, dottor Grilli. Buongiorno. È società presente in Algeria fin dagli anni 90. Dottor Grilli, esatto. Noi abbiamo raccolto delle immagini dal vostro impianto a Cesena, raccontando attraverso le sue parole l'esperienza di Vitroplant in Algeria. E, se è d'accordo, andiamo a vedere insieme questo video. Va bene. Vitroplant nasce alla fine degli anni 70 per poter sviluppare quella che era un'idea innovativa e moderna di vivaismo frutticolo. La nostra specializzazione è la produzione di piante da frutto. Abbiamo un programma di ricerca di miglioramento genetico per l'ottenimento di nuove varietà. Crediamo che un'evoluzione tecnologica risulti strategica per quello che riguarda lo sviluppo dell'azienda a livello sia nazionale che internazionale. Vitroplant Algeria è una società mista creata fra Vitroplant Italia e un gruppo algerino che ha come obiettivo quello di replicare l'attività vivaistica che stiamo facendo qui in Italia anche sul territorio della Repubblica Algerina. Siamo entrati in Algeria già molto tempo fa, prima ancora di creare la società Vitroplant Algeria. Eravamo già presenti nel mercato fin dalla metà degli anni 90. A quell'epoca entrammo nel mercato da soli, ma per poter dare il via alla società Vitroplant Algeria, come dico che è a capitale misto italiano-algerino, abbiamo utilizzato quelle che erano le nostre conoscenze sul posto. L'Algeria è una delle nazioni con un forte sviluppo agricolo e quindi con un forte fabbisogno di piante da frutto. Investire nel mercato algerino è una sfida su tutti gli aspetti. Non è facile, però se ci si riesce il potenziale del paese è enorme.
Le nostre prospettive future in Algeria sono di potenziare quello che oggi abbiamo fatto, che già sta andando abbastanza bene, nella speranza che si venga a ricreare una situazione, diciamo, più o meno normale. Come dico, il paese ha bisogno, soprattutto a livello agricolo, di crescere tanto, quindi noi vorremmo farci trovare pronti e all'altezza della situazione quando questo ci verrà chiesto. Abbiamo visto che la presenza di un partner locale ha veramente aiutato Vitroplant nel consolidare la propria presenza in Algeria. Vorrei chiederle, dottor Grilli, in che ambito le partnership locali sono state più utili per voi? Beh, sono state utili innanzitutto per l'apporto finanziario, in quanto hanno fatto un apporto di capitali importante, essendo gli investimenti in Algeria al momento non possibili con quote di maggioranza per quello che riguarda almeno il settore agricolo di quella che è la parte straniera. Quindi noi abbiamo fatto una formula nella quale Vitroplant mette a disposizione il know-how e quindi la capacità di saper fare impresa, vivaismo, e la parte algerina invece ha messo i capitali necessari per poter creare l'azienda. Dottor Grilli, nel video si è parlato anche del vasto potenziale che l'Algeria può offrire e ci ha anche detto, insomma, difficile a volte da cogliere. Quali sono state per lei le maggiori difficoltà? Ma le maggiori difficoltà sono legate al fatto, cioè, se più dopo negli anni, quando l'Algeria era diversa dall'Algeria che ho visto io negli ultimi anni, soprattutto poco prima, diciamo, del periodo pre-Covid. L'Algeria di 20 anni fa era un paese difficile da penetrare per tanti motivi, che invece ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni dal punto di vista delle strutture, infrastrutture. Oggi come oggi devo dire che purtroppo sono 2 anni che non vado in Algeria, quindi non so nemmeno io com'è la situazione attuale, a parte i contatti che abbiamo telefonicamente. Oggi come oggi molte difficoltà sono superate. Il fatto di avere un'azienda in zona ti permette praticamente di avere accesso anche a quella clientela, chiamiamola più piccola o meno abituata ad adoperarsi per effettuare importazioni di piante da paesi terzi, cosa che fino ad oggi io posso, diciamo, fino a ieri sicuro, oggi non lo posso dire, rimaneva, diciamo, priorità soltanto di quelle che erano le aziende grandi, e le aziende grandi in Algeria sono poche, sono, mi capisci? Bene, la ringrazio, dottor Grilli. Noi intanto vediamo collegati Filippo e Ambrogio Carzaniga di FIMER, e appunto finalmente li vediamo in video, anzi in questo momento vediamo solo l'ingegnere. Vorrei appunto chiederle, appunto anche per lei, come ha aiutato la presenza di un partner locale nell'azione commerciale in Algeria. Innanzitutto va detto, la nostra presenza in Algeria è dal 1984, noi siamo presenti in diversi settori, il settore della saldatura, che è il nostro primo core business degli anni 80, e siamo presenti per le energie rinnovabili. Devo dire che è stato fondamentale l'accordo che è stato siglato con una società di Stato del gruppo Sonelgas. L'accordo è stato firmato nel 2019 per la realizzazione di una struttura produttiva in Algeria. Un accordo importante sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, perché nell'ambito di questo progetto, oltre che la realizzazione della struttura produttiva, ci sarà soprattutto una grande parte destinata alla formazione del personale in Algeria. Questo perché nell'ambito dell'accordo sarà un trasferimento di tecnologia da loro molto apprezzato. Lasciatemi dire con un pizzico d'orgoglio che siamo arrivati a questo accordo, quindi siglato con un partner locale al 51%, al 49%, perché noi siamo in un settore definito strategico, quindi l'ultima legge del 2020 purtroppo non ci include in questa possibilità di ampliare la nostra presenza. Comunque siamo ben contenti
di partecipare con questo nostro partner locale. Devo dire, dicevo con un pizzico d'orgoglio, che siamo riusciti a firmare questo accordo battendo dei più blasonati concorrenti come General Electric, come Schneider, come Siemens e altri che erano interessati a partecipare a questa joint venture. L'ambito è di un ambito importante, come avete detto voi, di scritto ci sarà un programma nei prossimi, programma pluriennale varato dal governo per quasi 22.000 megawatt, e la parte solare che a noi interessa riguarderà la grossa fetta di 13.500 megawatt. Noi potremo trasferire tecnologia importante perché nell'ambito della nostra struttura, che è presente in 25 paesi al mondo con circa 1.350 dipendenti, abbiamo un know-how importante da poter trasferire, e questo gli algerini hanno molto apprezzato. Bene, grazie ingegnere. Io direi a questo punto vediamo il video sulla vostra storia di successo, sulla storia di Fimer, come abbiamo visto poco fa per Vitroplant. Prego la regia, può mandare il video. Fimer è un'azienda nata nel 1942, quindi abbiamo quasi 80 anni di storia. Nella sua evoluzione ha sempre operato nel campo dell'automazione industriale, nella saldatura, fino al 2007-2008, quando abbiamo deciso di diversificare il nostro campo d'azione in nuovi settori e siamo entrati nelle energie rinnovabili. Oggi Fimer è un'azienda decisamente globale. Abbiamo i nostri impianti, i nostri prodotti installati in più di 100 paesi al mondo. L'esperienza in Algeria è iniziata nel 1984, quindi parliamo di 36 anni fa. Le sfide di oggi sono diverse da quelle che approcciamo quando arriviamo su questo mercato, perché oltre alla presenza della Francia, che è un partner molto importante per questa nazione, c'è un ulteriore concorrente importante che è la Cina, che sta investendo grandi capitali proprio sul mercato africano. Il governo algerino ha varato un piano energetico per investimenti in energie rinnovabili. La nostra presenza sarà costituita dalla realizzazione di una joint venture con un partner locale con il quale stiamo facendo un investimento di oltre 30 milioni di euro per la realizzazione di una attività produttiva locale. Noi abbiamo un partner locale che è Global Realization, che è un distributore di gruppi di continuità e di generatori in Algeria. È stato abbastanza naturale per noi poter contribuire nell'installazione di un impianto fotovoltaico sopra l'aeroporto di Oran. Fondamentale la presenza dell'Istituto del Commercio Estero. Devo rilevare che non esiste una Camera di Commercio italo-algerina, quindi sarebbe opportuno che venisse proposta e promulgata, perché è fondamentale che ci sia sinergia fra le istituzioni governative pubbliche e quelle private, italiane e quelle algerine. Abbiamo sentito quindi in questo video dall'ingegner Carzaniga la proposta di una Camera di Commercio. Dottor Grilli, vorrei chiedere anche a lei che tipo di supporto vorreste ricevere ulteriore, insomma, dalle istituzioni, dal sistema Italia a supporto alla vostra azione commerciale. Condivido in pieno la proposta dell'ingegnere, in quanto effettivamente rapportarsi oggi come oggi con le istituzioni algerine non è facile, a meno che non si utilizzino conoscenze, riconoscenze e quanto altro. Ma l'importanza di avere innanzitutto una Camera di Commercio italo-algerina che possa favorire almeno i rapporti fra i due stati, questo lo ritengo indispensabile. Grazie, dottor Grilli. Ho un'ultima domanda anche per l'ingegner Carzaniga. Volevo chiedere quali sono le esigenze delle imprese come Fimer nel settore invece del fotovoltaico o in senso più ampio delle rinnovabili quando si tratta di appalti in Algeria. Certamente stiamo parlando di appalti importanti, come ha detto il rappresentante algerino nel suo intervento precedente. Quindi stiamo parlando di impianti anche di 1000 megawatt, quindi stiamo parlando di impianti importanti. Per realizzare questi impianti importanti occorre evidentemente un supporto finanziario, perché parliamo di impianti IPP, quindi occorre fare l'investimento, dopodiché viene chi ha fatto l'investimento ha la possibilità di recuperare con la vendita dell'energia. È un settore quindi che ha bisogno di forti supporti finanziari, e ci aspettiamo questo da parte delle istituzioni finanziarie, strutture pubbliche italiane come il CDP e Siemens, che possano intervenire. Nel nostro caso specifico, avendo realizzato questa joint venture per produrre, per realizzare un'unità produttiva in Algeria, come un investimento, come si è detto, nel
nel video precedente, di circa 30 milioni, sarebbe molto importante che anche Simest, che è titolata a fare questo tipo di partecipazione, entrasse nella corporate, nella società che è stata costituita per realizzare questo impianto. Proprio perché, avendo poi dall'altra parte un partner pubblico, sarebbe importante che da questa parte ci fosse anche un supporto di un altro partner pubblico, oltre che privato, in questo ambito di progetto estremamente evolutivo, importantissimo per il mercato algerino, sia per la nostra società, ma anche per la controparte algerina. Bene, io ringrazio veramente il dottor Grilli, l'ingegner Carzaniga, per averci raccontato queste due storie di successo. E speriamo di contribuire appunto anche noi nel fare sistema, raccogliendo le vostre testimonianze e appunto trovando soluzioni insieme. Grazie ancora e buona giornata ad entrambi. Arrivederci. Bene, a questo punto vediamo con Fedi il risultato del terzo sondaggio e andiamo velocissimi verso la sessione di Q&A. Visto che il dottor De Simone è in partenza, abbiamo una primissima domanda per lui. Sì, allora, vediamo il risultato del terzo sondaggio. Eccolo qui, vi abbiamo chiesto quale strumento finanziario è più adatto alla vostra crescita in Algeria. E la risposta, al 44%, le aziende hanno risposto finanziamenti e al secondo posto troviamo equity con il 33%. Quindi è un dato sicuramente interessante anche per le istituzioni in ascolto, il quadro che questo sondaggio ci dà. E chiudiamo allora questo sondaggio per andare avanti, ricordandovi però che la presentazione con la descrizione degli strumenti finanziari si può scaricare dalla home page dell'evento. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti potete scriverci a businessmatching@cdp.it o visitare le nostre pagine web cdp.it e simest.it. Ecco, apriamo allora la sessione di Q&A. Intanto, mentre i nostri esperti si collegano, vi anticipo, sono arrivate tantissime domande. Come diceva Laurent, possiamo farne poche, purtroppo per questioni di tempi tecnici. In questi minuti intanto aspettiamo che si colleghino i nostri esperti a video. Vi ricordo, insomma, di rispondere in maniera breve, in modo da riuscire... Ah, eccoci qua, vi vedo collegati. Buongiorno Giulio, buongiorno Carlo. Carlo, una domanda eccoci. Subito per te, che devi andare via. E ci chiedono, nel caso di un intervento in equity in una società costituita in Algeria in joint venture con un soggetto algerino, è necessario che la società italiana abbia la maggioranza del capitale? Prego, allora, Carlo. Normalmente quando operiamo all'estero, in joint venture sull'estero, richiediamo che l'azienda italiana detenga la maggioranza delle quote, ma laddove la normativa locale non lo dovesse consentire, è normale che possiamo prevedere eventuali tipologie di affiancamento sulla base di quelle che sono poi gli eventuali accordi con il partner locale. Quindi sotto questo aspetto siamo assolutamente disponibili a verificare insieme all'azienda quali sono le regole di ingaggio sull'eventuale progetto con il partner locale. Prima ancora di chiudere su questa prima domanda, all'ingegner Carzaniga volevo già dare la nostra disponibilità sicuramente a essere contattati per verificare se ci sono le possibilità per affiancare il progetto di FIMER di sviluppo in Algeria. Grazie Carlo. Approfitto per fartene un'ultimissima domanda che ci è arrivata relativamente al Temporary Export Manager, un'azienda interessata al Temporary Export Manager per l'espansione del mercato algerino. E, sarebbe possibile avere qualche dettaglio in più? Allora, sul diciamo ruolo del Temporary Export Manager, il finanziamento che Simest può mettere a disposizione non appena le risorse torneranno a essere disponibili, noi abbiamo la possibilità di finanziare tutte le spese legate a un incarico dato a una società di consulenza o servizi esterna in cui ci sta l'indicazione di un professionista che affiancherà l'azienda italiana nello sviluppo sul mercato algerino.
sviluppo che normalmente in questi casi è di natura commerciale oppure nell'individuazione di eventuali partner locali. Quindi da questo punto di vista il nostro finanziamento va a coprire una sorta di contratto tra l'azienda italiana e una società di servizio o consulenza che mette a disposizione un professionista per lo sviluppo, diciamo, di azioni commerciali o di altro genere nel mercato algerino. Il contratto deve avere almeno una durata di sei mesi fino a un massimo di 2 anni. Ti saluto allora perché so che devi andare e rimaniamo con Giulio. Sì. Grazie e sicuramente grazie a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso. Grazie ancora. Di nuovo, grazie. E Giulio, rimaniamo con te perché ci sono alcune domande anche per te. Le aziende hanno manifestato interesse per i finanziamenti al 44%, come abbiamo visto prima nel sondaggio, e infatti ci è arrivata una domanda. Ci chiedono a quale istituzione finanziaria ci si può rivolgere come PMI per ottenere i finanziamenti di CDP. Prego, Giulio. Dunque, l'intervento intermediato in favore di PMI avviene mediante lo sviluppo di partnership con le istituzioni finanziarie locali. Ad oggi in Algeria non abbiamo questo tipo di partnership in essere, ma certamente laddove vi sia un interesse da parte di imprese nazionali, la cosa può essere strutturata. Direi questo vale in generale un po' su tutte le geografie in cui operiamo, quindi laddove vi è una domanda significativa vi sono già delle partnership in piedi. In paesi dove stiamo iniziando a operare questo deve essere definito, deve essere strutturato appositamente. Ultima domanda. Ci chiedono quali durate sono previste per i finanziamenti concessi da CDP in ambito project finance. Ma c'è una certa flessibilità da parte nostra, non abbiamo delle regole specifiche. Normalmente le operazioni in project hanno una durata maggiore rispetto al corporate, quindi 10 anni sicuramente è un tipo di una tempistica standard. Possiamo andare anche oltre, abbiamo visto operazioni anche a 15 anni ed oltre. Chiaramente deve essere verificato caso per caso in base anche a quello che è la concessione a cui si fa riferimento, quindi la durata della concessione, la durata dei contratti di acquisto di energia collegati e il modello finanziario. Bisogna valutare per ogni singolo caso, però diciamo dal punto di vista dell'appetito per durate anche lunghe c'è da parte di parte che Cassa Depositi e Prestiti per operazioni di finanza per lo sviluppo. Bene, grazie mille Giulio. Purtroppo non abbiamo più tempo, dobbiamo proseguire. Quindi saluto anche te, ti ringrazio della disponibilità e ci vediamo presto. Ripasso allora la parola a Laurent per avviarci alla conclusione del webinar. In effetti, Fede, abbiamo potuto rivolgere solo alcune delle tante domande che ci sono pervenute, ma ricordo che comunque il dialogo con CDP e Simest continua, perché la pagina web che è stata aperta appositamente per questo webinar sarà sempre disponibile per trovare le informazioni di base sul mercato algerino, sulle istituzioni al vostro fianco e sugli strumenti di CDP e di Simest. Inoltre, nei prossimi giorni troverete sulla pagina anche il video con la registrazione di questo webinar e tramite i nostri contatti potrete avere più informazioni sui nostri strumenti o chiedere anche una assistenza specifica per supportare la vostra impresa. Io a questo punto ne approfitto per ringraziare prima di passare al saluto conclusivo dell'ambasciatore, per ringraziare l'ambasciata d'Italia in Algeria, l'ufficio ICE ad Algeria, in particolare il direttore Gabriele Barone, ringraziare ancora una volta Confindustria Safrica e Mediterraneo
per il prezioso contributo nell'organizzazione di questa mattinata. Un ringraziamento, oltre che a Fede qui con me, anche ai colleghi Onorati Bianchi, Gentile Schiavoni per la produzione, nonché veramente a tutti i colleghi della comunicazione ed eventi CDP per la preziosa collaborazione. Bene, vedo che l'ambasciatore appunto è qui con noi. Lascio subito la parola per le sue conclusioni. Prego, ambasciatore. Grazie Leone, grazie a tutti. Ho trovato questo webinar di straordinario interesse anche per me. Devo dire che ho imparato tantissime cose anch'io e credo che ci siano usciti alcuni messaggi molto importanti. Ho trovato anche molto interessanti i vostri sondaggi che avete fatto durante il webinar. Quello vorrei dire molto rapidamente è che l'Algeria è un paese enorme, 2,3 milioni di chilometri quadrati, con una grande profondità strategica anche nel continente africano. È un paese con una relativa stabilità politica, nessun paese perfetto, neanche l'Algeria. C'è un'assenza, diciamo, di contenziosi politici con l'Italia, quindi c'è un terreno molto fertile per il rafforzamento della presenza italiana. Abbiamo, come dire, vedute comuni anche su grandi temi regionali, mi riferisco alla Libia, al Sahel, e quindi diciamo che c'è, come dire, un connubio, un'alleanza politica che è molto forte e che crea un terreno fertile per lo sviluppo delle relazioni economiche. E per questo motivo, e l'ha messo in luce il presidente del Checco, che noi qui ad Algeri ci concentriamo moltissimo sulla diplomazia economica, proprio perché l'assenza di contenziosi ci lascia il tempo di farlo. Lo facciamo con le risorse che abbiamo a disposizione, in grande sinergia ovviamente con le istituzioni italiane, ma anche con l'ICE qui, e quindi cerchiamo di lavorare, come dire, con grandissima sinergia. Due cose importanti. Ho parlato del più grande paese dell'Africa. Nell'Africa esiste anche un'area di libero scambio, quindi l'Algeria è potenzialmente anche un hub per penetrare altri mercati, sia quello appunto africano più ampio, che comunque è in sviluppo, anche con le sue difficoltà, e anche l'area MENA, cioè il mondo arabo. Esiste un'area di libero scambio anche lì. Sondaggi molto interessanti, sono incoraggiato a vedere che il 26% delle imprese che hanno partecipato sono interessate a investire su questo mercato. Io credo che quello di reperire gli investimenti stranieri sia veramente il vero obiettivo dell'autorità algerina e del governo algerino, quello di poter contribuire allo sviluppo dell'industria algerina, non soltanto di vendere prodotti, anche quello va bene, vedo che resta un forte interesse. Noi vendiamo molti macchinari anche per l'agricoltura, che sono molto, ad esempio, apprezzati qui perché sono macchinari della migliore qualità. È stata molto interessante l'esperienza che ci è stata illustrata dal dottor Grilli e Carzaniga sulle due esperienze di successo, che guarda caso sono delle esperienze che sono state collegate a delle joint venture, degli investimenti effettuati qui, e che quindi creano anche quel rapporto, come dire, di calore umano con gli algerini. Gli algerini sono simili agli italiani in questo, hanno bisogno di coltivare le relazioni umane, e questo è un elemento che non va mai trascurato, sono fondamentali. E poi è vero, c'è una forte concorrenza cinese, ma anche turca, ma non dobbiamo dimenticarci che l'Algeria è un paese che cerca di lavorare su più piani, di avere una presenza eterogenea nei vari paesi. C'è un fortissimo, come dire, attrazione di confronto dell'Italia, ci viene sempre ricordato, e qui non dobbiamo spaventarci per la concorrenza cinese e turca, c'è spazio secondo me per tutti. Un ultimo punto, sempre il dottor Grilli ha sollevato la questione della Camera di Commercio italo-algerina. In passato effettivamente erano stati fatti dei tentativi che sono falliti per varie ragioni, che poi potremmo forse approfondire in un'altra occasione, però quello che voglio dirvi è che stiamo lavorando attivamente per ricreare una Camera di Commercio italo-algerina secondo delle modalità che siano, come dire, più efficaci possibili per il futuro. Io mi fermerei qui, vi ringrazio ancora moltissimo, ho trovato molto interessante, e vorrei dire che l'ambasciata, quindi il suo ufficio commerciale, ti ho citato Chiara Franco che ci sta seguendo, ma anche Gabriele Barone dell'ICE, noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Questo non è un mercato facile, e quindi credo che soprattutto per le piccole e medie imprese sarà importante non arrivare qui impreparate, ma arrivare qui con il massimo supporto da parte delle istituzioni italiane. Grazie a tutti. Grazie ambasciatore ancora una volta per la sua presenza e per questi spunti conclusivi, veramente interessante averci ricordato, insomma, che l'ambasciata e l'ufficio ICE sono al fianco delle imprese interessate al mercato algerino. Grazie ancora ambasciatore, arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie, e a questo
punto noi appunto andiamo alla conclusione con Fedi. Abbiamo raccontato storie di successo, abbiamo sentito il supporto finanziario di CDP e Simest, il ruolo delle nostre istituzioni come appunto ICE, l'ambasciata, e abbiamo sentito anche dalle istituzioni algerine quali sono i programmi e gli strumenti di supporto, e anche il racconto di Enea è stato interessante per ricordarci il ruolo dell'Unione Europea. A questo punto direi che potrete visitare nei prossimi giorni appunto la pagina internet che abbiamo creato per trovare anche il video e ulteriori spunti. Ci auguriamo di poter visitare quanto prima Algeri, quando le condizioni lo permetteranno. Grazie a tutti per averci seguito. Buona giornata. E arrivederci. Grazie.